Cari amici, buongiorno. Ebbene, anch'io, come diversi colleghi o maestri che in questi giorni si stanno divertendo a fare delle degustazioni online, volevo un po' divertirmi con voi, sia per non perdere lo smalto, sia un po' per riprendere quello che è il discorso di promozione un po' del territorio e quindi dei vini pugliesi, un discorso che purtroppo negli ultimi periodi un po' ho trascurato per evidenti motivi lavorativi. Bene. E, a differenza degli altri, a me piacerebbe degustare oggi un vino bianco, anche per sfatare quello che è il mito per il quale si dica che in Puglia non si facciano grandi vini bianchi. Bene, non è così. Anche in Puglia si fanno dei vini bianchi, abbiamo diversi esempi, alcuni più conosciuti, altri meno. E oggi vorrei degustare un po' insieme a voi quello che è un vino molto caro a me, che è il Lama dei Corvi della Cantina Rivera, uno Chardonnay in purezza, nello specifico nell'annata 2016. Cantina Rivera nasce nel 1950, siamo ad Andria, quindi nel cuore della DOC Castel del Monte, è di proprietà della famiglia Decorato, una cantina che ho avuto modo di visitare un paio di volte, una in occasione della preparazione del concorso Miglior Sommelier di Puglia, una insieme alla delegazione AIS di Lecce. Entrambe le volte guidati sia da Sebastiano Decorato sia dal grandissimo amico ed enologo Angelo Mauriello, che saluto. E abbiamo avuto modo di vedere questa grande realtà, anche conosciuta, molto conosciuta all'estero per via dell'export e soprattutto che fa del Nero di Troia il proprio cavallo di battaglia tra gli altri. Una grandissima bottiglia, rovere francese, una rivalorizzazione dei fermentini in cemento, oltre che dei metodi innovativi di vinificazione, ma soprattutto di travaso a cascata. Sono stati tra i primi, forse anche in Italia. Bene, stiamo parlando di 75 ettari vitati in totale. Per quanto riguarda questo vigneto, ci troviamo sul cru Lama di Corvo, un ettaro e mezzo che ci, sotto alcuni punti di vista, molto riavvicina a quella che è la Borgogna, sia per la Borgogna e poi al territorio dello Chablis, ovviamente. Innanzitutto perché ci troviamo a parlare di un terreno formato totalmente di massi di roccia calcarea, che sono stati quindi un terreno che è stato, fra virgolette, strappato alla natura selvaggia, in quanto tramite dei lavori meccanici c'è stata la rottura di questi massi e poi addirittura la sbriciolatura, si potrebbe dire. Una roccia calcarea molto, molto antica, di antica origine, così come l'area del Gargano. Sono le due aree, questa Murgia Barese e l'area del Gargano sono le due aree morfologicamente più antiche di Puglia. Quindi questo ettaro e mezzo impiantato totalmente a Chardonnay di un cru, un clone, chiedo scusa, un clone francese preso in Francia. Allora, annata 2016 premiata con 4 viti AIS, quindi per chi non lo sapesse uno dei massimi riconoscimenti nel mondo vitivinicolo. È stato uno dei primi vini per il quale ho comprato una cassa con l'idea appunto di valutare come poi si esprimerà nel tempo questo vino, perché in esperienze precedenti di degustazione, tra cui quella del 2018, Giro di Puglia in 14 bianchi, magistralmente tenuta da chi non lo conosce, il grandissimo dottore Peppino Baldassarre, e assaggiammo una 2008 che è strepitosa, che ancora ovviamente aveva vita, ancora si esprimeva a grandissimi livelli qualitativi. Di questa cassa una bottiglia l'ho assaggiata qualche mese fa, una l'ho regalata, perché poi il mondo del vino è anche quello, no? Rendere partecipe a chi magari è neofita o anche amici che sono molto preparati di quelle che sono le proprie impressioni sui vini. Una la beviamo oggi e poi avrei intenzione magari le altre di berle fra 3, 5, barra 8 anni, data la grande capacità evolutiva di questo vino. La seconda volta che sono andato in cantina ci andai con la delegazione AIS Lecce guidata da Medeo Pasquino. E quindi, come dicevo, ci approcciamo a questo vino tenendo presente tutto il lavoro che è stato fatto dietro, per rendere coltivabile un terreno, fra virgolette, selvaggio. Un vino, che fermenta, per
per 8 mesi, fermenta in barrique di Louvre di Allier, quindi Allier è una grandissima cittadina francese, famosa per la sua esperienza per quanto riguarda le botti, la creazione di botti, che prende il nome tra l'altro da un fiume che scorre lungo la città. E quindi vediamo che già fermenta e rimane sui propri lieviti poi per circa 8 mesi in botte, per poi completare un raffinamento in bottiglia per ulteriori 6 mesi. Bene, come possiamo vedere al calice già il colore, diciamo che è evoluto rispetto a un giallo paglierino dannata verso un giallo dorato che comunque ancora presenta dei ricordi. Dei ricordi, la trasparenza è fantastica, ovviamente il vino si lascia permeare dalle scritte di qualsiasi foglio piuttosto che dai tasti della tastiera e possiamo vedere che all'interno del calice abbiamo una bellissima consistenza, dettata sicuramente da una grande struttura. Ci approcciamo al naso. Bene, al naso. Il ricordo di quello che è lo Chardonnay, fra virgolette, quindi questa frutta esotica è ancora presente, seppur ovviamente sia ora molto più evoluta a livello di maturazione, diciamo non è fresca, non è croccante, quindi abbiamo questa bella pesca bianca, frutta esotica, cedro, ma ciò che la fa da padroni in questo caso, secondo me, è la presenza di erbe aromatiche piuttosto che di miele, molto bello al naso, piuttosto che camomilla. Assaggiamolo. Elegantissimo, veramente piacevole. È un vino che continua a mantenere una bellissima acidità, che bilancia questa morbidezza, il tutto. Per sostenere una struttura che dona una grandissima persistenza, rimane molto tempo in bocca e dà l'impressione di poter ancora resistere al tempo. Vi ricordo, stiamo parlando di un'annata 2016, ma ciò che più diciamo sorprende o la nota di piacevolezza maggiore di questo vino è il ritorno retronasale di cioccolata bianca, piuttosto che di note boisé o di io direi caramella mou. Molto 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 interessante. Un vino che, come dicevo prima, tende a sfatare quelli che sono i miti di non riuscire a fare in Puglia dei grandi vini bianchi. La prima annata è nel 1997 e io volevo ringraziare Cantina Rivera, volevo ringraziare Sebastiano Decorato e volevo ringraziare Angelo Mariello, grandissimo amico. Spero di avere da voi dei commenti per quanto riguarda le vostre passate esperienze, magari con vini bianchi pugliesi o con Rivera, Cantina Rivera, o con vini bianchi pugliesi, magari di esperienze di evoluzione nel tempo. E vi prego, mi raccomando, restiamo a casa.